Arriva a 32 milioni di euro la dotazione finanziaria in capo ai due soggetti attuatori, Comune e Ater di Teramo, per la ricostruzione post-terremoto. Ai 23 milioni già stanziati con apposite ordinanze se ne sono aggiunti altri 9 finalizzati alla sistemazione dell'edificio dell'Istituto Molinari. Il commissario alla ricostruzione Giovanni Legnini, assieme al presidente della Regione Abruzzo, al sindaco di Teramo e al presidente dell'Ater, ha fatto il punto sui lavori fatti in queste settimane e sulle sue ordinanze speciali, sottolineando come ora, fatto salvo tutto il supporto necessario, la palla passi nelle mani di chi poi i cantieri li deve aprire e completare nel più breve tempo possibile. Non ce la fanno i comuni, in questo caso anche l'Ater, con il proprio personale, con le strutture. Bene, vi diamo la possibilità di avere più tecnici, professionisti specializzati per provvedervi. Va da sé che se lo schema è questo, noi abbiamo deciso insieme ai presidenti delle regioni, ai sindaci in cabina di coordinamento, decisione collegiale ed unanime, voglio questo sottolinearlo. Adesso il rispetto dei tempi spetta ai soggetti attuatori. Il sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto ha sottolineato come con i nuovi provvedimenti del commissario si sia superato anche il cosiddetto modello Genova, utilizzato per la ricostruzione a tempo di record del ponte Morandi. Marsilio invece ha rivendicato il lavoro fatto fino ad ora sulle case Ater. Resta l'amarezza che se questi poteri lungamente chiesti sin da subito fossero stati dati anni fa, oggi staremmo, come dire, a inaugurare insomma cantieri e opere finite, e soprattutto per le Ater, dove comunque rivendico il fatto che su 61 interventi il 90% sono arrivati ormai alla fine della fase istruttoria e di progettazione.